diciamo un mini formato di un'ora che sarà un avvicinamento a Ballando con le Stelle e sarà anche l'occasione di parlare di quella massa di appassionati di ballo che noi abbiamo cercato in tutta Italia e qualcuno di loro entrerà dentro Ballando con le Stelle. Bene, Milly, grazie. Dobbiamo dare una notizia che credo ti coinvolga anche, insomma, sto cercando un modo di dirlo, delicato di dirtelo, però è delle 9.36, è morto all'età di 71 anni il produttore televisivo Bibi Ballandi, che tu conosci bene, insomma, non so se forse non è il momento, dirlo, forse per chiederti un commento, ma è arrivata adesso questa notizia. Milly è molto legata a Bibi Ballandi perché Bibi Ballandi è stato anche un attore e ha tenuto insieme molti artisti, molti personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Ci dispiace dirlo così, non potevamo non dare la notizia. Milly, scusaci se l'abbiamo detta in questa maniera. Abbiamo qui Milly Carlucci, che ha preso la notizia in diretta della morte di Bibi Ballandi. Io le chiedo di entrare in trasmissione nel nostro studio. Ciao Milly, grazie di essere qui. Ti abbraccio fortissimo. Accomodati. Allora, immagino che questa notizia in qualche maniera sia, come dire, un fulmine nel sereno per tutti quanti noi, per chi ha amato questa persona, per chi ha lavorato con lui, per chi è stato al suo fianco per tanti anni come te. Milly. Allora, io sono qui perché avevamo deciso, oggi era una giornata di festa, no? Certo. In cui, girando di programma in programma, il piano era quello di raccontare il cast di Ballando con le Stelle, che è la creatura di Bibi Ballandi, ovviamente, ed è anche la mia creatura. Siccome poco fa, purtroppo, questa notizia mi è arrivata. Forse sì. Diciamo in una maniera come non avrei voluto riceverla, ecco. Però diciamo che sono qui perché chiaramente tutti noi che abbiamo lavorato per tanti anni con Bibi vogliamo onorare il suo lavoro, il lavoro che lui ha fatto per tutta la vita e la sua l'esempio di professionalità che lui ci ha sempre dato. Bibi in questi anni ha lottato come un leone contro tutto, contro la sua malattia, e in ogni momento della sua vita l'esempio che ci ha dato è stato questo, cioè lui dall'ospedale, lui in qualunque situazione era sempre con noi, cioè presente sul lavoro a spingerci perché uno che ci crede nelle cose, se nelle cose ci devi credere devi come dire, trasmettere agli altri, al gruppo di quelli che stanno con te, la forza tua che poi rimbalza fino all'ultimo elemento della squadra. Bibi è un grande, è uno che ha scoperto i talenti tanti, più grandi che sono in giro in televisione adesso, che ha creato i più grandi programmi che ci sono in televisione, ed è un uomo che tutti hanno amato per la sua saggezza, per la sua bonomia, per la sua capacità di trovare sempre la parola rassicurante per tutti. Adesso tu, capisci, mi trovo qui nel mezzo di un guado, cioè con una produzione che è appena iniziata e non sono in grado in questo momento di pensare a niente, di dire nulla o di... Certo. Ieri abbiamo cominciato, no? Ieri è stato, quindi non lo so, adesso questo è un momento di panico. E anche di sofferenza, insomma, di panico e di sofferenza.
E anche perché, come dicevi tu, e sono d'accordissimo su questo, la sua energia, la sua forza ha sempre trascinato, no? tanti suoi collaboratori, le tante persone che gli sono state intorno in questi anni. E hai detto bene, ha combattuto davvero come un leone contro questa malattia da anni, no, Milly? Che è chiaro che... Ballando con le stelle, però, tu dici una cosa molto forte, molto importante. Ballando con le stelle è stato ed è un grande successo e grande merito va, no, a questo grande produttore che ha sostenuto un successo, lo ha fatto diventare ciò che è oggi, Ballando con le stelle, grazie a te, grazie alla tua professionalità, alla tua bravura, alla tua forza, alla tua energia, Milly. So che questo non è un momento facile, è un momento di grande dolore, ma anche di grande smarrimento. Però tu sei una donna forte, sei una donna da sempre, una donna coraggiosa, una donna tenace. Sei un esempio, un grande esempio per tante donne. So che ti devi fare forza in questo momento e soprattutto per chi ha amato molto quest'uomo e per chi gli ha voluto bene. E io penso che se lui fosse qui in questo momento direbbe: Milly, vai avanti, forza. Sicuramente è quello che dobbiamo fare, perché la particolarità del nostro lavoro, scusami, non riesco a guardare verso le telecamere, perdonami. La particolarità del nostro lavoro è quello che deve andare avanti comunque, perché ci sono impegni presi, perché certo, va al di là delle singole persone, è una macchina produttiva immensa, da cui dipende tantissimo il lavoro di tantissime persone. Insomma, è un mondo, le persone a casa neanche immaginano che cosa c'è dietro un programma, qualunque programma, e quindi anche questo. Certo. E vabbè, adesso guarda, perdonami, allora, me ne devo andare, facciamo perché non ce la una faccio. Cosa. Io voglio solamente dire che tutti quanti noi vogliamo veramente e profondamente onorare la memoria di un grande uomo. Mi lasci andare, scusami. Grazie. 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 Ti vogliamo bene. Grazie. Grazie a Milly Carlucci. È un bacio enorme in questo momento molto difficile per lei. Fra l'altro